questo punto lascio conclusivamente la parola alla sindaca Virginia Raggi. Prego, sindaca. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, consigliere, consiglieri, autorità, ospiti, assessori. Voglio innanzitutto esprimere la mia soddisfazione per aver appena approvato all'unanimità una mozione per noi così importante, che impegna l'amministrazione a recepire e fare nostra la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, così come adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È un bellissimo risultato che ci fa immediatamente vedere come oggi siamo qui con questo Consiglio straordinario a parlare non di qualcosa che divide, ma di qualcosa che unisce, un tema concreto che va oltre le ideologie politiche e che appartiene a tutti. Quindi innanzitutto voglio fare un ringraziamento a tutti i consiglieri presenti che dimostrano una grande maturità. Grazie ancora. E voglio ancora ringraziare a nome mio e della città di Roma tutti gli ospiti che per questa occasione ci hanno onorato della loro presenza, in primo luogo Jean Todt, che tra i suoi molteplici incarichi ricopre anche quello di Presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile e soprattutto di inviato speciale dell'ONU per la sicurezza stradale. Il nostro ringraziamento va anche ad Angelo Sticchi Damiani, il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, a Giuseppe Guccione, Presidente della Fondazione Luigi Guccione Onlus, che da tempo svolge un'opera meritoria per favorire lo sviluppo di politiche legate alla sicurezza stradale, a Pina Castagnidi, Presidente della Fondazione Vittime della Strada Onlus, a Maria La Pietra, Assessore alla Viabilità del Comune di Torino. Voglio sottolineare l'importanza di avere qui oggi tutte queste persone perché, come si diceva, la sicurezza stradale è un tema di tutti, è un tema delicato, è un tema importante che esige per la sua risoluzione la fattiva collaborazione di tutti, senza alcuna distinzione, peraltro, delle parti istituzionali, delle parti sociali e dei cittadini. L'obiettivo di questa amministrazione non è quello di perseguire nella forma più efficace solo la sicurezza stradale, ma anche di far sì che la sicurezza stradale si integri con altre tematiche che portano a dimostrare come la strada sia un luogo di tutti. Dobbiamo far sì che tutte le persone che vivono nella nostra città utilizzino la strada in maniera sicura. La strada non è solo delle macchine, la strada è dei pedoni, la strada è dei ciclisti, la strada è dei bambini, la strada è di tutti. Ognuno deve avere una sua corsia, un suo luogo, un suo posto dedicato e soprattutto tutti debbono poter convivere senza assistere ogni giorno a un bollettino di guerra impressionante del quale sono stati ricordati i numeri, veramente atroci. Quindi le azioni che portiamo avanti e che ci impegniamo a portare avanti debbono avere un riscontro effettivo in termini numerici come prima cosa. Questa Assemblea si è data come obiettivo appunto la drastica riduzione delle vittime di sinistri, morti e feriti sulle strade, già nelle linee programmatiche, scusatemi. E questo è uno dei primi, ma non il primo, ma uno dei primi grandi passi che stiamo facendo. Già in realtà in Giunta abbiamo approvato, in Giunta Capitolina, abbiamo approvato il potenziamento e l'allargamento delle competenze della Consulta cittadina della sicurezza stradale, che già esiste, ma la vogliamo potenziare. Una decisione che adesso sottoponiamo alla discussione e all'approvazione da parte di questa Assemblea. L'ampliamento delle competenze di questa consulta riguarda in particolar modo i temi della sostenibilità, dell'inclusività e dell'accessibilità urbana e porterà a una conseguente ridenominazione della stessa che diventerà consulta cittadina sulla sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità. Già in questo nome si esprime un concetto nuovo che è quello che vogliamo portare, ossia la sicurezza che riguarda tutti gli aspetti della mobilità e che consenta a tutti di vivere la strada in maniera consapevole e sicura. È vero quanto diceva anche il Presidente dell'ACI, i corsi di guida sicura dovrebbero essere fatti da tutti, soprattutto dai neopatentati, e dovrebbero essere ripetuti nel tempo, mi permetto di dire, perché fanno vedere quanto, nonostante ci si senta sicuri alla guida della propria auto, soprattutto quando poi si è giovane, in realtà si sia poi impreparati ad affrontare anche dei piccoli incidenti o delle piccole criticità che possono sopraggiungere all'improvviso e non si sa esattamente cosa fare. E lì
può accadere la tragedia. Quindi invito tutti veramente a utilizzare la testa quando si guida, perché, ripeto, i numeri sono impressionanti e questa strage noi non vogliamo più vederla. Non solo, ma con la consulta noi vogliamo rendere concreto questo obiettivo, che è strettamente legato alla capacità che avremo di offrire alla cittadinanza stradale sistemi di trasporto sicuro, accessibili, sostenibili e corsie protette. Perché, ripeto, gli utenti della strada sono tutti, alcuni sono più vulnerabili e quindi meritano una maggiore attenzione. La consulta non deve essere e non sarà un luogo nel quale si prendono o si fanno delle discussioni che restano finalizzate a se stesse, ma avrà un ruolo estremamente importante. Da un lato, attraverso una rete di relazioni tra organi istituzionali e organi e soggetti sociali, dovrà ampliare la conoscenza di tutte le condizioni che riguardano la sicurezza stradale come appunto intesa in questa nuova concezione, dall'altra dovrà apportare un contributo fattivo e concreto attraverso proposte che quest'Aula e questa Giunta si impegnano sin d'ora a realizzare, proprio per riuscire a far sì che la consulta e gli organi istituzionali e politici possano effettivamente concretizzare lo studio e le attività che nella consulta vengono portate avanti. E questo è il modo con il quale noi dobbiamo rendere effettive quelle decisioni e quegli studi, non solo, ma la commissione di coordinamento, che è uno degli organi della consulta, insieme al Presidente e al Vicepresidente, avrà il compito di predisporre ogni anno una relazione sulla sua attività, che sottoporrà alla Commissione Mobilità e Trasporti. Quindi anche qui c'è un altro momento di condivisione che consente agli organi istituzionali e politici di questa città di prendere costantemente coscienza dei lavori svolti dalla consulta, di come stiamo andando, di dove stiamo andando e di correggere il tiro se ce n'è bisogno, perché è un passo per volta che gli obiettivi si realizzano, anche se oggi sembrano estremamente ambiziosi. Tutto può essere fatto purché si proceda un passo per volta e tutti insieme. In conclusione voglio ricordare che la partecipazione, come peraltro è già stato detto, la partecipazione degli organi è a titolo gratuito e la consulta avrà anche il compito di ottimizzare le risorse disponibili. Quindi ancora un augurio affinché questo tema sia affrontato da tutte le forze politiche e da tutte le forze sociali come un tema proprio, al di là di qualunque divisione ideologica. Su questo noi non vogliamo divisioni, ma vogliamo camminare insieme per raggiungere risultati concreti e trovarci magari di nuovo qui tra qualche tempo e potervi dimostrare quello che concretamente siamo stati in grado di fare. Grazie.